Ed oggi siamo in MIV, questa bellissima azienda abruzzese produttrice di scarichi. In particolare siamo con Tito Poli, responsabile del reparto ricerca e sviluppo, e Andrea Russo, che è diciamo responsabile della direzione Direzione commerciale, commerciale. oltre a tutto ciò che riguarda 360 gradi il reparto aftermarket dell'azienda. Benissimo. Moto, aftermarket moto. Benissimo, Andrea. Parlaci di questa azienda. Come nasce MIV? MIV nasce all'inizio degli anni 70 come un'azienda tra le più grandi della zona per ciò che riguarda la metalmeccanica. Ben presto si orienta sulla produzione a 360 gradi di tutto ciò che riguarda gli impianti di scarico per tutto il mondo automotive, che quindi riguarda primo impianto e aftermarket, sia per ciò che riguarda le auto, ma anche per le moto, ma anche movimento terra, camion, trattori e carrelli elevatori, ma soprattutto per ciò che riguarda le motociclette, si sviluppa questa costola che guarda un po' all'impianto aftermarket, all'aspetto racing, all'aspetto legato più alla performance, al look, alle finiture e all'estetica del prodotto. Si parla di prodotti che utilizzano materiali pregiati, noi naturalmente facciamo grossa esperienza di ciò che abbiamo fatto nel corso degli anni come fornitori di primo impianto per Aprilia, Yamaha, Ducati, ma anche Guzzi, anche Dermi. E sulla base di quella esperienza riusciamo a sviluppare degli impianti di scarico aftermarket altamente performanti con l'utilizzo di materiali pregiati quali titanio, carbonio, alluminio, acciaio, ma di un certo tipo, alta resistenza termica, materiali che riguardano anche non solo la resistenza termica ma anche la fonometrica. Infatti tutti i nostri impianti sono omologati per l'utilizzo stradale, a meno che non siano prettamente racing, non siano quelli che forniamo ai team che corrono nel CIV come corrono nella Moto 2 ma nel MotoGP. Diciamo che MIV è diventata, ha cambiato marcia dal punto di vista dell'aftermarket all'incirca tra la fine del 2005 e l'inizio del 2006, impegnandosi molto nello sviluppo di nuovi prodotti all'avanguardia, ma anche a livello di immagine con le sponsorizzazioni con HRC. Ultimamente anche in Moto2, noi siamo supporter del team Speed Up con Andrea Iannone, che è abruzzese, quindi ci piace nominare, ma anche di altri team quali i San Marinesi, Italtrans, STR e VTR. Che stanno insomma prendendo piede in questa nuova categoria che fa molti ascolti, Quindi fortunatamente, che si è siete, inventata la donna ultimamente, ma diciamo, avete una presenza massiccia per il discorso velocità. Cosa mi perfetto. dici riguardo all'off-road invece? Naturalmente non poteva mancare una branca importantissima a livello internazionale, non solo italiano, come quella dell'off-road, sulla quale devo ammettere abbiamo investito meno inizialmente, ma nella quale abbiamo voluto riproporci e riniziare un progetto serio facendo leva sull'introduzione di questi nuovi motori a iniezione da parte delle maggiori case, prima giapponesi ma anche europee, e sviluppare un progetto che nasce per essere naturalmente performante, ma con un occhio ben selezionato, approfondito su ciò che riguarda la fonometrica, perché è un aspetto importantissimo, quindi i 94 decibel devono essere rispettati, devono essere rispettate le varie caratteristiche che sono quelle della leggerezza, quindi sviluppiamo anche impianti totalmente in titanio, ma la performance rimane la prima delle caratteristiche da dover rispettare. La performance che noi otteniamo non solo con un utilizzo della teoria, quella che poi ci permette di iniziare, ma poi la prova a banco e soprattutto la prova in pista è quella che ci permette di raggiungere certi risultati. Siamo soddisfatti dei primi test fatti, siamo soddisfatti di come sta avendo successo sul mercato questo nuovo progetto, questo nuovo prodotto, e l'abbinamento vincente è stato anche quello di utilizzare una centralina che è quella sostitutiva della Athena, gruppo Athena Get,
che noi abbiamo reputato essere il partner migliore quando abbiamo iniziato il progetto. Noi ci siamo messi d'accordo. Quindi abbinate la centralina sul kit praticamente. Assolutamente sì, perché comunque per ottenere un ottimo risultato con questi nuovi motori su tutto il regime, su tutta la curva, su tutti i regimi, dobbiamo utilizzare dei parametri sulla centralina. Non solo per ciò che riguarda un grip standard, ma anche prevedendo una seconda mappa che noi preinstalliamo all'interno della centralina, studiamo e preinstalliamo all'interno della centralina per i terreni con poco grip, con terreni fangosi, terreni benissimo, in cui serve un'accelerazione. Benissimo, a questo punto abbiamo Tito Poli, che è responsabile del reparto ricerca e sviluppo, quindi è colui che progetta questi abbinamenti, ecco, che ci spiega in dettaglio il perché questo abbinamento scarico centralina. Beh, fondamentalmente perché negli ultimi anni, con l'avvento delle iniezioni anche nelle moto da cross, si è diventato necessario abbinare la centralina allo scarico per poter avere il massimo delle prestazioni su tutta quanta la curva di erogazione della moto. Purtroppo con lo scarico non è possibile ottenere il massimo lungo tutto l'arco di erogazione, inevitabilmente prediligendo una zona del diagramma si va a penalizzare l'altra. Classico botte piena, moglie ubriaca. Esatto. Non è che è impossibile, ma è altamente complesso poter raggiungere un risultato ottimo. In maggior parte delle volte si raggiunge una via, un compromesso, per cui non si riescono a ottenere il massimo, ma si riesce a ottenere il miglior compromesso. Se si vuole ottenere il massimo, bisogna lavorare a 360 gradi, per cui magari ottimizzare lo scarico per gli alti regimi o per i bassi della moto e poi intervenire con la centralina per colmare il buco dove viene a crearsi, quindi negli alti o nei bassi. La centralina sostitutiva, noi l'abbiamo reputata il miglior compromesso, in quanto permette sia di poter migliorare le prestazioni dello scarico che noi forniamo, ma al tempo stesso a chi la installa, nel caso voglia effettuare elaborazioni più spinte della moto, quindi intervenire direttamente sul motore, la centralina sostitutiva dà la possibilità di mappare completamente la moto, per cui è un accessorio, diciamo, che diventa utile quando uno vuole fare una modifica abbastanza spinta. E soprattutto permette di modificare parametri che con le centraline aggiuntive non sono modificabili. Certo, avere praticamente un'erogazione adattata al tipo di fondo. Hai la possibilità di guardare il motore completamente. Quindi noi con i nostri scarichi, con questa centralina, riusciamo ad ottenere proprio il massimo risultato. Bene, quindi in bocca al lupo per questa nuova avventura nel mondo dell'off-road. Ovviamente noi siamo dalla vostra parte per quanto riguarda il nostro sito, faremo di tutto per promuovere questa azienda. Io stesso sono fruitore dei vostri prodotti con soddisfazione, devo dire. E ci becchiamo su queste piste, probabilmente, speriamo, questo va una chicca, un'anteprima, speriamo al prossimo mondiale di fermo di vedervi a bordo pista a far conoscere a tutti gli appassionati il prodotto MIP. Grazie mille per la vostra disponibilità. Buona giornata.